Ma quando io scopro che Borsellino è morto proprio per quell'esposto che gli avevo consegnato io, quello stesso esposto, la sera del 25 giugno, io penso che, cioè, sarei stato proprio l'ultimo delle persone a far finta di niente. Quindi ho tenuto opportuno prima di tutto informare Caltanissetta. Cioè, io sto mettendo in gioco la mia dignità. Io sono un uomo amato, stimato nel paese. Perché dovrei accusare un magistrato o un gruppo di magistrati di essere gli indegni traditori di Paolo Borsellino? Un'accusa gravissima, archiviata. E allora perché non condannate me, non criminate me? Non l'ho mai saputo. Io sono riuscito a fare mentire questo magistrato, Vittorio Teresi, sempre registrato, a farlo mentire. Sia nelle spoglie di imputato, quando io lo denuncio, sia nelle spoglie di testimone, quando io costringo poi lui. Perché mi spiega un avvocato, già che tu, quello viene là e non risponde. Se invece ti fai querelare, lui è costretto, poi tu lo puoi chiamare a testimoniare, deve dire la verità. L'ho chiamato a testimoniare, mi ha querelato, poteva beccarmi 100.000 euro di brutto, non ha chiesto risarcimento, ha ritirato la querela e io l'ho accettata solo dopo che ho avuto gli atti scritti, sai che si registra tutto, che lui ha mentito sotto giuramento. Mentito sotto giuramento, su via da me, e ha mentito sotto giuramento di quella imputata. Il tuo opuscolo, quello che avevi consegnato a Borsellino, insieme al fascicolo, ecco, di Borsellino, era allora qualcosa di esplosivo, da quello sì, che ho capito io. Allora, ma qualcosa di esplosivo che ho detto di Pulcinella, si trova lì nella relazione alla Commissione Antimafia. Quando il 25 giugno vado a trovare Borsellino in questa cosa pubblica alla biblioteca comunale di Palermo, lui già la mattina, queste cose le so poi nei processi o dalle cose in corso, facendo indagini a mezzo email, a mezzo computer e online, quindi lui la mattina aveva già incontrato i carabinieri, colonnello Mori e capitano De Donno, che poi questi avranno scontri con la procura a Caltanissetta di denunce con altri magistrati sempre di quello stesso gruppo, e quindi lui l'aveva voluto incontrare fuori per discutere di nascosto ai suoi colleghi per il dossier mafia e appalti. Il dossier di mafia appalti è un dossier che avevano preparato i carabinieri e che volevano approfondire prima con Falcone, e poi con Falcone non poté più essere. Poi Borsellino stesso aveva chiesto di approfondirlo e di svilupparlo con loro, ma di nascosto al procuratore e agli altri colleghi. Quindi la sera poi io incontro per la prima volta, parlo con Borsellino, perché mia moglie mi ha fatto rilevare che io Borsellino già l'avevo visto giorni prima, il 23 maggio, il 24 maggio, a Palazzo di Giustizia davanti al cadavere, davanti ai sessi di Falcone, con tutta la baradamba dei magistrati. E quindi quella era la prima volta che parlavo con Paolo Borsellino. Appena gli dissi che era Gioacchino Basile, credetemi, fece accogliere la scorta, che la mia storia non era nascosta, era pubblica, solo che a livello nazionale in questi vent'anni è passata 3-4 volte la gente, a livello locale e regionale invece più spesso, però era là. Volevo fare una domanda un po' più, diciamo, locale. Allora, tu sai della ricostruzione di L'Aquila, no? E mi hai parlato adesso di questa cosa, che di questo fascicolo così importante che mafia e appalti qui in Abruzzo. Secondo te? Non è possibile, è certo questo. È certo perché c'è malanimo da destra a sinistra. I patti di Berlusconi non subentra, perché Berlusconi non è uno che ruba, però lui il potere se lo crea in questo modo, proprio distribuendo. Ma non solo lui, oggi abbiamo Penati oggi ci parla di, ma abbiamo oggi forse li apriremo il patto della Tagliantenimo. Come vedete sta nascendo tutto nel tempo, la storia cambia tutto, perché il nostro paese è mancata una cultura veramente di amore per il paese. Non ci sono più i De Gasperi o i Togliatti di una volta, che il vero è che hanno fatto degli errori tremendi, però il vero è che hanno costruito il nostro paese.
mentre certi uomini grandi accettano l'errore, accettano la durezza perché riescono a vedere qualcosa di positivo per il paese. Quindi anche De Gasperi è stato un grande, tanti sono, forse un nano è stato Andreotti, un infame che hanno assolto per prescrizione. Manco Andreotti fino all'80, voi scrivete nelle sentenze che frequentava il Montale, fino a quando ha ucciso Mattarella. E nell'87, 90, 92, com'è che prima imperava in Sicilia, a Palermo, ma imperava in Altiatello. Quindi, come vedete, la sentenza di Andreotti è stata una sentenza politica che ha fatto prova, ha fatto fumo e non ha toccato nessuno. Quindi, tornando invece all'opuscolo, voi sapete che si è parlato in questi anni dell'agenda rossa che è sparita dalla macchina blindata di Paolo Borsellino. Era un fascicolo. Quando nel 2002 io mi rendo conto che Paolo Borsellino è morto per fare spazio all'esrozzo omissione della Procura di Palermo, andai per primo, prima ho parlato con Mantovani, poi andai a trovare Caselli. Devo premettere che Caselli su quella strage è assente, non c'entra niente. Sbaglia dopo, lasciandosi condizionare per ottenere il processo, per portare a termine il processo Andreotti, quel gruppo di magistrati sicuramente, a mio avviso, l'ha condizionato su altri aspetti che lui si teneva irrilevanti in confronto a quel processo. Ma quando io gli ho detto che Via D'Amelio era caduto per coprire, perché se no non potevano andare in scena quelle dolce omissioni, quindi quel tradimento, lui è scappato per il gabinetto, è stato male. Poi, da tanto affettuoso, di madre affettuoso, però premeva finché me ne andassi, ma compagno fuori la porta, ciao Gioacchino, ciao, ho detto ti sì, scriviamo, gli ho scritto, non mi ha mai risposto, capito? Ora, tornando a noi, io subito dopo andai a trovare il figlio di Paolo Borsellino, che oggi è un commissario di polizia, gestisce il commissariato di polizia a Cefalù, ma quando andai a trovare io era un commissario di polizia della polizia postale a Palermo. Andai a trovare, gli si guarda, si tratta di questo, ho detto, io mi auguro che voi familiari vi indignate, cioè voi dovete chiedere se è vero quello che dico io, che si facciano le indagini serie, se non è vero che io venga in qualche modo incriminato, perché so eventualmente utilizzerei il nome di tuo padre a fini indegni e speculativi. Lui non mi disse, poi parlando di più nemmeno, gli fece una domanda, ma tu a casa vostra avete mai trovato questo opuscolo che è un esposto con tutta la documentazione dettagliata? Dice no, né a casa, no, dice noi abbiamo avuto tutto, noi stessi siamo andati a prenderci le cose alla procura, di questo che mi dici tu non c'è niente. Quindi poi, quando si sa dell'agenda rossa, si parla dell'agenda rossa, poi ora posso affermare che non era l'agenda rossa che era sparita, ma era sparito quell'esposto, perché io, pur avendo avuto dei dubbi, non potevo sospettare di una procura che stava attorno a Paolo Borsellino, intorno al fraterno, amicale e così. E poi ho detto, in ogni caso, anche se l'avesse tradito il suo collega, i suoi colleghi, quell'esposto lui l'aveva a caso in qualche posto, gli investigatori l'avrebbero trovato. Io in quel momento storico non posso dubitare della procura di Palermo, perché in quel momento storico arrestano il telefonista Pietro Scotto, che era uno che conoscevo da sempre, e che la sabato il giorno prima del 19 luglio, sabato 18, avevo incontrato prima nella via Montalto, dove mio cognato, ma mia sorella c'aveva una grande macelleria, che l'ho spostato, e al lato opposto ho visto questo con un capo boss, tale Antonino Pipitone. Questo, pensate, è talmente mafioso in testa che ha fatto uccidere la figlia perché tradiva il marito. Ma perché Rosalia si chiamava così, tradiva il marito? Perché lui aveva imposto a sua figlia di sposare il figlio di un mafioso di un paese vicino a Palermo, che è un ranocchio, di questo teatro da raccontare, scritto, però non basterebbero giorni se vi voglio raccontare tutto. Ebbene, questa qui dopo lo sposò, ma poi questa qui insomma tornò sempre alla sua fidanzata, al suo ex fidanzato. Il padre si inventò la rapina e la fece ammazzare.
E l'ex fidanzato, un mese dopo, che non usciva da casa, si buttò dal balcone. Ed è morto pure questo, ed è finito il problema. Questo signore, l'ho visto con Pietro Scotto, il 18, sia nella mia montagna, con questo col telefono, sia davanti al nostro negozio, che sabato andavo da Pillo io alle 4, all'angolo di Largo Villale. Quindi queste sono cose che non dico io poi, io ho visto questa scena, quindi è significativa, se noi sappiamo che Pietro Scotto era il telefonista, che poi viene salvato dall'arresto. E allora, quindi come ti dicevo, questa cosa, questa del fascicoletto, il figlio non l'ha trovato, il fascicoletto io gliel'ho dato a lui, e quindi è quella che... È quella cosa. Io non lo so cosa poi potevo dirti in riferimento a questo, ma è sicuro ormai. Sì, tu hai parlato con il popolo delle agende rosse, cioè che fa sì, queste manifestazioni. No, allora io ho tirato fuori Salvatore Borsellino, l'ho spiegato sì. Stamattina. L'ho tirato fuori io. Perciò. Perché purtroppo poi lui mi ha detto chiaramente giochi, ho problemi con la sorella Rita, perché poi alla fine dei conti mi tornano in mente le parole abbiamo già dato del figlio di Borsellino, perché a questa famiglia tutti ho detto se non è vero quello che dico io sono un indegno che strumentalizza vostro fratello e che vuole ucciderlo un'altra volta, quindi voi dovete chiedere giustizia o per me o contro di me. Non l'hanno fatto né con me né contro di me.